Il 24 settembre 2024 si terrà un nuovo Level 5 Vision. Dopo quello dello scorso marzo non si sono più avute notizie su quando si sarebbe tenuto se non una generica estate del 2024. Ovviamente l'evento è slittato e siamo finiti praticamente in autunno. Tra i titoli che verranno presentati abbiamo Fantasy Life che dovrebbe uscire questo ottobre, Inazuma Eleven, di cui forse avremo qualche notizia ulteriore del film e magari anche di una possibile data di uscita, il Professor Layton, Decapolis, di cui non abbiamo più avuto alcuna notizia dopo quello che è stato visto a marzo, e due nuovi titoli segreti, ma andiamo con ordine. Partiamo da Fantasy Life. Fantasy Life uscirà questo ottobre e sì, magari mostreranno qualche altra porzione di gameplay. Quello che hanno mostrato erano bene o male le battute iniziali, quindi magari avremo qualche novità, dato che è un remake, anche se sembra più un porting che un vero e proprio remake. Sì, ci sono già alcune novità che si sono viste, ma speriamo ce ne facciano vedere altre, perché comunque un remake deve presentare per forza qualcosa di nuovo. Secondo quanto riportato da Nintendo, il Professor Layton dovrebbe uscire nel 2025. Potrebbe slittare questa data? Sì, tranquillamente. Nintendo ha già rimandato diverse volte alcuni progetti, e non parlo di Metroid Prime 4, quello è un altro discorso. Quello era solo stato annunciato il titolo e neanche il titolo, solo Metroid Prime 4 ora in sviluppo. Finito. Invece di Layton abbiamo una data, quindi è quasi probabile che davvero possa uscire nel 2025, così come nel 2025 uscirà quasi sicuramente Inazuma Eleven Victory Road. Stanno lì lì proprio per rilasciarlo, manca solo la data, gli ultimi accorgimenti, l'ultima pulizia dei bug e poi sono pronti per il lancio. Decapolis invece non ne sappiamo più nulla. Avevano detto 2023, poi 2024 e poi non hanno più detto nulla perché sennò che facciamo, tiriamo i numeri. Level 5 ha sempre puntato a far uscire almeno due giochi nel mercato giapponese ogni anno. Ci sono sempre stati Professor Layton e il primo Ni no Kuni e contemporaneamente a questi due anche Inazuma Eleven, poi Inazuma Eleven e Professor Layton, poi finiva Inazuma Eleven, cominciava Yo-Kai Watch. Cioè ragazzi, hanno fatto uscire tre giochi anche a volte nel giro di due anni e hanno lavorato tantissimo. Tra le altre cose facevano uscire anche giochi mobile durante tutta quanta l'era di Yo-Kai Watch. Giochi per Inazuma Eleven, giochi per Yo-Kai Watch, alcuni fallimentari, altri meno fallimentari, ma diciamo che hanno puntato molto sul Yo-Kai Watch perché era la novità, andava forte, andava potente, spremiamo il brand fin quanto possiamo. Esce Yo-Kai Watch 2, vendite su vendite, giochi su giochi, e poi esce il 3. E Yo-Kai Watch ci porta dai due giochi misteriosi annunciati da Level 5. Uno dei due sicuramente è Ghostcraft, presentato con un piccolo teaser che faceva vedere questo Maneki Neko che prendeva vita e si trasformava in questo mostro, spirito, chiamatelo come volete. E molti pensavano che fosse un nuovo Yo-Kai Watch, Yo-Kai Watch 5, ma no. Con la nuova politica di Level 5, loro non rilasceranno mai un Yo-Kai Watch 5, chiamato in questa maniera. Se dovessero rilasciare un nuovo Yo-Kai Watch, si chiamerà in un'altra maniera, ma non Yo-Kai Watch 5. Però Ghostcraft non è Yo-Kai Watch, almeno per il momento, non è Yo-Kai Watch di nome, ma di fatto potrebbe esserlo, è un modo come un altro per rilanciare un brand che li ha resi famosi in tutto il mondo. Staremo a vedere cosa presenteranno nei prossimi giorni e spero solo che sia una serie dai toni un pochino più maturi. Megaton Musashi è una serie dai toni maturi, molto forti, e non dico che Ghostcraft debba essere così, ma non vorrei personaggio minchione che non capisce niente, né A né B né C, e quindi magari un pochino più maturo, anche di poco, pochino. È importante termine della trama? No, quindi andiamo avanti. Il secondo gioco nascosto, io sto pensando tantissimo che potrebbe essere non Yo-Kai Watch, dato che esce Ghostcraft e far uscire due giochi con due mostri spiriti, insomma, no, non riporta. Potrebbe invece essere Dark Cloud 3, conosciuto in Giappone come Dark Chronicles.
È una serie che si sono filati in pochissimi, io neanche me la sono filata, ma perché uscì su PlayStation 2 io ero un ragazzino di Nintendo, quindi non potevo assolutamente possedere una PlayStation 2, anche perché se non me la compravo con i miei soldi che mi regalava il nonno a Natale non mi compravo niente. Ce l'avevano gli amici, ma non avevano Dark Cloud. Diciamo che in Europa Dark Cloud non ha avuto un grande successo, anche se ho scoperto essere uno dei migliori RPG in circolazione di casa Level 5. E intendo recuperarmeli tutti. Ed è anche un buon modo per far conoscere il brand al di fuori della cerchia ristretta che c'era una volta riguardo Level 5. Ora, il brand di Level 5 si è allargato a macchia d'olio negli ultimi 20 anni e sarebbe una buona idea farlo scoprire magari con un remake di Dark Cloud, una remaster, una collector che include il primo e il secondo gioco e far uscire poi il terzo. In futuro magari, se c'è questa volontà di far conoscere il migliore RPG a detta di molti in circolazione a quelli che si sono avvicinati a Level 5 qualche anno fa. È comunque un prodotto di nicchia, che si comprerebbero sempre i soliti quattro gatti. Però YouTube è un potente mezzo di comunicazione, così come lo è Nico Nico Doga in Giappone, che sarebbe lo YouTube giapponese, diciamo. Quindi potrebbe essere un buon modo per spingere questo brand poco conosciuto. Però perché André Link pensa che non verrà mostrato uno Yo-Kai Watch 5 a Level 5 Vision e neanche un remake del 2 e né tanto meno del 3? Perché Yo-Kai Watch 1 per Nintendo Switch era un modo per rilanciare il brand in attesa di Yo-Kai Watch 4 che sarebbe uscito l'anno successivo. È un modo per dire: ehi, sapete che esiste Yo-Kai Watch su Nintendo Switch? Giocatelo! E poi l'anno dopo ti butta fuori il 4, che è un... diciamo, passare dall'1 al 4 è un salto enorme. Mancano diversi step, mancano anche gli step del terzo, se proprio vogliamo essere sinceri. E ti butta in mezzo all'azione, yokai paurosi, mostri, che è giusto visto che venivano rappresentati così nell'antichità, e deformati e quant'altro, e ti butta in mezzo poi anche la storia, un pochino carina, sì, ma non ai livelli di Academy. E Academy sarebbe ora che uscisse anche per Nintendo Switch 2, o come si chiamerà, localizzato, anche solo i testi. Non voglio i dialoghi parlati con loro che ciaulano, sì, ciaulano, sarebbe vociano di continuo sopra quello che viene detto. È un continuo, in quel gioco parlano di continuo, non stanno zitti un secondo, è fastidioso ed è per questo che ho disattivato i dialoghi nella seconda run, sì, quella che avete visto con la patch. Chissà invece che non rilancino il brand di Yo-Kai Watch proprio facendo uscire Yo-Kai Watch 4 su Nintendo Switch 2. Anche se Ghostcraft è una chiara intenzione di non riesumare il nome Yo-Kai Watch, ma continuare la sua dinastia tramite un nome diverso, che non sarebbe affatto male. Ti vendiamo Yo-Kai Watch, ma con un nome diverso. Ci starebbe. Ma poi, se il secondo gioco segreto dovesse essere Yo-Kai Watch 4 localizzato, ma ben venga! Ben venga farlo uscire al di fuori del Giappone e della Cina. Sì, perché l'hanno tradotto anche in cinese quei farabutti, ma in italiano, anzi, neanche in inglese. Ora non resta solo che aspettare una settimana e vedere cosa verrà annunciato il 24 settembre 2024. Ad ogni modo, per questo video è tutto. In descrizione trovate tutti quanti i link utili e ci vediamo al prossimo video. Ciao!